Il saluto più caro vi arriva dalla nostra e vostra terza pagina, quella che nei giornali di una volta ci dava modo di leggere l'Elzeviro, l'articolo di fondo dedicato alla cultura. A differenza della carta stampata, in radio e in televisione, l'Elzeviro viene portato a voi in audio o in video. Anche le radio e le televisioni che operano nell'informazione locale oggi hanno la loro terza pagina, grazie ad editori decisamente i più autorevoli, perché da Mondo è Mondo, chiama la cultura, si mette a disposizione per promuoverla, è autorevole a prescindere. Da che Mondo è Mondo, è la cultura a fare la differenza e a dare evidenza ai migliori. Non si tratta di una questione di censo. La cultura non si misura con i parametri dell'interesse economico. È ben altro. E il nostro è un paese di cultura. Basta guardarsi intorno. E il senso dell'informazione locale è proprio quello di dare evidenza, farvi ascoltare, farvi vedere quotidianamente anche le bellezze che ci circondano. Ma purtroppo ci obbligano, e troppo spesso, a darvi conto di ciò che bello proprio non è. Ma occupiamoci di bello. A questo proposito, la puntata di oggi ne è un grande esempio. Ma prima di iniziare il consueto concerto, diamo spazio al servizio dedicato alla televisione che per prima ci ha ospitato. È la volta di Caffè TV 24, il network del Nord Italia, perché effettivamente coprono tutto il nord del paese, con in più la regione Marche. Questa nostra iniziativa di portarvi la cultura è merito anche loro. Ci conosciamo da sempre, siamo tra i pionieri di questo settore e giusto un anno fa, di questi tempi, abbiamo scambiato qualche opinione e, sapendo di avere un nutrito archivio con buone produzioni, abbiamo proposto loro di pubblicarle in televisione. È stato un successo incredibile, amplificato poi dai fatti. Nei 3 mesi del primo periodo di lockdown ci hanno dato modo di dare spazio a 3 appuntamenti di musica classica ogni settimana, la domenica, il martedì e il giovedì, sempre alle ore 16:30 e sempre con concerti diversi. Doveroso quindi ringraziare la famiglia Righetto, il patron, il sor Beppi, Sandro, che si preoccupa di tutta la parte tecnica, e Massimo, direttore responsabile della testata, al quale passo volentieri la linea. Sono Massimo Righetto, direttore di Caffè TV 24, un'emittente nata nell'era del digitale, della TV digitale, 10 anni or sono. Quest'anno festeggiamo il 10° anno di attività. 10 anni sono trascorsi, ovviamente non senza difficoltà, e mai come in questo ultimo periodo le difficoltà si evidenziano ancora di più, soprattutto per una serie di limitazioni che ci sono state dovute purtroppo ad un DPR maledetto che sicuramente non gratifica il nostro lavoro. Ma noi comunque siamo gente sulla strada, come si suol dire. La mission di chi fa l'informazione locale è proprio quello di essere sulla strada, raccogliere soprattutto le impressioni, le lamentele e la notizia in ambito locale per poi amplificarla attraverso i nostri teleschermi.
Le emittenti locali sono fondamentali non soltanto per le notizie, ma anche per far vivere in comunione questa società che sempre di più sembra voler essere snaturata in quelli che sono i fondamenti di una società civile, di una società equilibrata. Che dire, io posso soltanto auspicarmi che tutto proceda e che i prossimi 10 anni per la TV locale siano ancora 10 anni di, non dico prosperità perché di questo non si può parlare, ma sicuramente di grande impegno. Non possiamo che concordare con le parole di preoccupazione di Massimo Righetto, direttore di Caffè TV24. La legge 146 del 2017, con il pretesto del 5G, farà chiudere centinaia di emittenti televisive locali e metterà in strada migliaia di lavoratori. Ci auguriamo un rapido ripensamento da parte del signor Ministro dello Sviluppo Economico, l'onorevole Giorgetti. Non è forse un diritto acquisito quello delle televisioni? Un diritto acquisito al lavoro? E il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione? E il diritto al territorio di essere informato? Alle imprese che operano nell'informazione di ambito locale sta succedendo quello che è già successo nell'editoria. Con cosiddette riforme del sostegno pubblico all'editoria, quali il DPR 223 del 2010, la legge 103 del 2012, la legge delega 198 del 2016, alle quali sono seguiti numerosi decreti legislativi delegati, tra i quali il numero 70 del 2017, che ha tolto i contributi a tutte le emittenti, è stata tolta la possibilità di dare lavoro a un sacco di dipendenti perché bisogna tagliare i costi. E il servizio al territorio non è un servizio pubblico, non è un servizio che è doveroso darvi. Ma passiamo al concerto. È la volta del quartetto d'archi Le Baicole. Erika Fassetta e Sabina Baccoldina, violini, Francesca Levorato, viola, ed Elena Borgo, violoncello. Un programma che regalerà vere emozioni. Di Georg Friedrich Händel, dal terzo atto di Salomone, la sinfonia in si bemolle maggiore HWV 67, l'arrivo della regina di Saba. Immancabile poi Antonio Vivaldi, con il concerto in la minore per archi F11, numero 4. E ancora di Antonio Vivaldi, dall'estroarmonico, il concerto numero 11 RV565. Se c'è Antonio Vivaldi non può mancare Johann Sebastian Bach. Del divino il concerto brandenburghese numero 3 in sol maggiore. Dopodiché Johann Halvorsen con la sua famosissima Passacaglia su un tema di Handel. Nemmeno Wolfgang Amadeus Mozart può mancare e sarà presente con il divertimento in fa maggiore K138 numero 3. Per concludere, Le Baicole vi proporranno una vera chicca di Piotr Ilyich Tchaikovsky dal balletto Lo Schiaccianoci, La Marcia, La Danza della Fata Confetto, La Danza degli Zufoli e il mitico Walzer dei Fiori. Buon divertimento.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
di Delibé, Lauer Duet. Vi avevo annunciato qualcosa di spettacolare e gran spettacolo davvero è stato. Nostre ospiti, le Baicole, un quartetto che purtroppo si è sciolto, del quale facevano parte Erika Fassetta e Sabina Baccoldina al violino, Francesca Levorato alla viola ed Elena Borgo al violoncello. Non possiamo che ringraziarle e speriamo di darvi modo di averle ancora ospiti con i nuovi quartetti che hanno formato, con i nuovi gruppi che hanno formato. La raccomandazione è sempre quella: cerchiamo di comprare prodotti italiani, preferite per quanto possibile supermercati, ipermercati, discount italiani e che vendano prodotti italiani. Ma non dimenticate i piccoli commercianti. Non mancate, per quanto possibile, di fare acquisti presso di loro. Non dimenticate i nostri ristoratori. Non dimenticate la nostra produzione. Eravamo la quarta, la quinta potenza mondiale dell'economia, dobbiamo ritornare ad esserlo e se lo vogliamo lo saremo. Mi raccomando, evitare assembramenti, rispettiamo le regole, non diamo pretesti. Vedrete che passerà, perché deve passare. Diamoci una mano per avere un futuro migliore. Grazie e alla prossima.